Buonasera. Alle mie spalle vedete le immagini che ci giungono in diretta dall'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, teatro di una nuova sanguinosa azione di terroristi arabi. Vi mostriamo ora, eccolo, l'aereo della Pan American distrutto dalle esplosioni. Pioveva quel maledetto lunedì 17 dicembre del 1973. A Piazzale Clodio era fissata l'udienza contro 3 dei 5 resistenti palestinesi sorpresi in gennaio a Ostia con missili terra-aria diretti ad abbattere l'aereo della El Al con a bordo il primo ministro israeliano Golda Meir. 4 giorni dopo, a Ginevra, sarebbe iniziata la conferenza internazionale di pace con all'ordine del giorno la sempre più drammatica situazione del Medio Oriente, una polveriera a cielo aperto che solo 2 mesi prima aveva visto deflagrare l'ennesimo conflitto arabo-israeliano in occasione della guerra dello Yom Kippur. Quel giorno, a Fiumicino, iniziava una settimana di traffico intenso per via delle festività natalizie ormai alle porte, una frenesia che mai avrebbe potuto far immaginare l'inferno che di lì a poco si sarebbe prodotto. Con 32 morti e 17 feriti, il 17 dicembre del 1973 passerà alla storia repubblicana come la data in cui, dopo quella della stazione di Bologna, si è verificata la più sanguinosa strage sul suolo italiano. Una mattanza ordinata da Settembre Nero, il movimento della resistenza palestinese, capace di irrompere ai Giochi Olimpici di Monaco 72, lasciandosi dietro una striscia di 17 morti. Dopo la Germania federale e altri attentati condotti nei cieli, e non solo, è dunque lo scalo di Fiumicino ad essere preso di mira dai terroristi. Un blitz messo in atto da 5 uomini che per 2 giorni tiene col fiato sospeso le cancellerie di mezzo mondo e che vogliamo raccontare attraverso la voce dei protagonisti di una storia con ancora tanti punti interrogativi da risolvere. Rosario Priore, giudice istruttore del processo contro il comando palestinese. Generale Mario Berardinelli, nel 1973 capo del servizio operativo della Guardia di Finanza presso l'aeroporto di Fiumicino. Elio Vergati, fotografo ANSA Telenews. I suoi scatti dell'attentato comparvero su tutta la stampa mondiale. Annibale Marini, capo squadra ASA, la società addetta ai servizi a terra sul Boeing 747 della Lufthansa, poi dirottato dai palestinesi. Spartaco Rimedia, facchino dell'ASA, che con i terroristi si trovò faccia a faccia. Luigi Peco, medico impiegato presso un'industria farmaceutica, scampato miracolosamente all'assalto con le bombe al fosforo, sferrato al volo della Pan Am diretto a Beirut e a Teheran. Francesco Lillo, agente della Polizia di Stato, sequestrato assieme a 5 colleghi e condotto a bordo del volo Lufthansa. Salvatore Lordi e Annalisa Giuseppetti, autori del libro edito da Rubettino, che ha avuto il merito di riportare alla luce una tragedia cancellata per troppo tempo dalla memoria collettiva. Ma cosa accadde di preciso a partire dalle 12.50 a Leonardo da Vinci, di colpo trasformato in un tiro a segno quando, provenienti da Madrid, 5 arabi al gate 10 estrassero pistole, mitra e bombe davanti agli inermi poliziotti subito neutralizzati? Così l'allora ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani riferisce alla commissione stragi del presidente Pellegrino. Un comando di terroristi arabi seminava la morte su un aereo della compagnia Pan American, fermo sulla piazzola di manovra. I terroristi, bombardato con ordigni al fosforo l'aereo della compagnia americana, si impadronivano di un aereo della Lufthansa su cui facevano salire alcuni ostaggi, tra cui 6 guardie di pubblica sicurezza. Costringevano quindi l'equipaggio, che già era a bordo, a far decollare il velivolo, che iniziava così un forsennato peregrinare per i cieli d'Europa e del Medio Oriente. L'incubo terminava nella tarda serata del giorno 18 all'aeroporto del Kuwait, dove venivano liberati gli ostaggi e arrestati i terroristi. Il bilancio delle vittime era pesante, 28 morti sull'aereo della Pan American, la Guardia di Finanza Antonio Zara, ucciso a Fiumicino, mentre cercava di opporre resistenza ai terroristi, un tecnico della società ASA, Domenico Ippoliti, barbaramente trucidato a sangue freddo sull'aereo della Lufthansa.
In realtà alla fine i morti sono stati 32, tra loro anche 3 membri del governo marocchino, un'allucinazione che dura fino alla sera del giorno successivo, quando in Kuwait il comando finalmente si arrende liberando tutti gli ostaggi. L'odissea pareva interminabile. Decollati da Fiumicino, i terroristi impongono al comandante del Boeing Lufthansa, l'olandese Joe Kroes, di far rotta verso Atene. Qui le trattative con le autorità greche hanno come unico risultato la liberazione di un poliziotto ferito e la drammatica esecuzione del capo squadra ASA, addetto alle pulizie di bordo, Domenico Ippoliti, che verrà scaraventato fuori dal velivolo prima che questo si diriga in Libano, dove viene respinto, e quindi in Siria, a Damasco. Il comando di Settembre Nero è una patata bollente che nessuno Stato arabo sembra voler accogliere. L'OLP di Arafat condanna le violenze e solo nella serata del 18 dicembre in Kuwait le autorità locali otterranno la deposizione delle armi da parte dei dirottatori, che in ogni caso il loro scopo l'avevano raggiunto: portare il terrore nel cuore dell'Europa. È una conflittualità che in quel periodo, siamo agli inizi degli anni 70, le organizzazioni di resistenza palestinese decidono di esportare in territorio europeo. Sulla base di un semplice ragionamento, che quando si compie un sequestro, un attentato, si fa saltare un aereo in Medio Oriente, la notizia finisce nel giro di pochi giorni, non impressiona nessuno. Le opinioni pubbliche al tempo, le opinioni pubbliche mediorientali, non seguivano i fatti come le seguono adesso, o come erano seguiti dagli europei o dagli americani, e quindi decidono di esportare la loro resistenza, la loro lotta armata in territorio europeo. La domanda delle domande è soltanto una: come mai 32 vittime e 17 feriti, questi almeno quelli accertati, perché anche su questo ancora non abbiamo una certezza assoluta, non sono ricordati dopo le stragi, anch'esse di grande impatto mediatico, ma che non trovano ancora oggi una risposta, come quelle di Piazza Fontana, dove ce ne sono state molte di meno, di Piazza della Loggia, dell'Italicus. Perché non trova una collocazione? Io non lo so, io posso immaginare che ci siano state, per ipotesi, delle situazioni che sono ancora noi ignote, che abbiano indotto a mettere a tacere la situazione, che si dovranno forse appurare ancora in seguito. In quel periodo non si dava una grande rilevanza a questi eventi, che non dico che venissero considerate una conseguenza logica di questo stato di tensione che c'era in Medio Oriente. Ricordo che in effetti se ne parlò poco, nonostante fosse la prima, e quindi doveva, proprio per questa primogenitura, doveva essere presa in considerazione molto più, molto più a fondo. Aeroporto di Fiumicino. L'una è trascorsa da poco. Un gruppo di uomini scuri di carnagione, alcuni con grandi baffi, si presenta con altri passeggeri al varco numero 10 del molo ovest di Fiumicino. Noi avevamo cercato fortemente di trovare un testimone che stesse proprio all'interno dell'aereo, ma in realtà quasi tutti erano deceduti. E il libro era praticamente chiuso, anche consegnato all'editore, e una giornata di luglio mi squilla il cellulare e una voce molto flebile mi dice: io sono il dottor Luigi Peco e sono forse l'unico italiano sopravvissuto all'interno dell'aereo. Io non ho perso conoscenza, però la bomba aveva aperto uno squarcio nel tetto dell'aereo, che aveva fatto da tiraggio per l'incendio, per il fumo dell'incendio, fumo molto denso. Tutti stavamo sempre zitti, perché io non ho sentito nessuno che gridasse, zitti per respirare, per risparmiare il fiato, eccetera, eccetera. Eravamo naturalmente mezzo soffocati, però almeno io ho mantenuto la conoscenza. Allora ero davanti al portello di sicurezza e stavo pensando se tirarlo a destra, a sinistra, la maniglia per riuscire ad aprirlo, quando sono stato scavalcato da uno che poi ho saputo che era uno steward di terra, che ha spalancato il portello e gridato: fuori, fuori tutti. E poi
sono stato scavalcato da un altro, un giovanotto americano con cui dopo ho parlato, e quando hanno aperto questo portello, entrata dentro un pochettino d'aria fresca, ho tirato due respiri e sono uscito anch'io. Non si poteva rimanere oltre in mezzo al fumo, era impossibile respirare. Così ho fatto una corsa per raggiungere il portello principale. Sono stato il primo a uscire. Ho girato intorno all'ala e insieme a due steward ho aiutato a calarsi dall'ala quei passeggeri che erano riusciti a uscire dall'altra parte del velivolo. Passeggero, you are American, lei è americano? Yeah. Sì. What do you remember of your adventure? Cosa ricorda? As I recall, well, ricordo che hanno chiuso il portello una volta salito a bordo l'ultimo passeggero. Subito dopo è arrivato l'ordine di non mostrarsi ai finestrini, di starne lontano perché c'era del movimento al terminal. L'ordine successivo è stato quello di gettarsi a terra e di allontanarsi dai finestrini, perché c'erano degli uomini armati sulla pista che si avvicinavano all'aereo. Poi ricordo solo l'esplosione della bomba. Dalla strage dell'11 settembre, quindi abbiamo fatto un balzo in avanti, si è molto parlato dell'eroismo dei vigili del fuoco e senz'altro è stato così, ma non furono da meno anche a Roma nel 73, però magari il loro ruolo finisce sempre per andare un po' in secondo piano, però di vite ne salvarono tante quel giorno. Ma diciamo che allora il vigile del fuoco Milani non si rendeva neanche conto forse lui di che cosa stava andando a affrontare. Una cosa che ha detto e mi ha molto colpito è stata: io non sapevo a cosa andavo incontro, però sapevo una cosa, sono un vigile del fuoco, il vigile del fuoco deve portare aiuto, deve fare qualcosa quando succede una cosa del genere. Un vigile del fuoco è stata una cosa eccezionale, cioè l'aereo bruciava, stavano sull'ala che è piena di carburante perché l'aereo era in partenza, quindi da un momento all'altro poteva scoppiare. Vespa? Sì, Bersani, sì, Bersani. Senti, l'incendio del Boeing è stato completamente domato, sì? Sì, l'incendio è stato domato da parecchio tempo, io qui chiamerei per una testimonianza diretta il comandante e il vicecomandante delle Vigili del Fuoco, ingegneri Cappuccini e Pastorelli. Venga, ingegneri Pastorelli. Dunque, comandante, l'incendio, voi siete intervenuti immediatamente dopo. L'intervento è stato, direi, istantaneo, tanto che le prime macchine di distaccamento di Fiumicino sono arrivate mentre erano ancora, mentre i terroristi sparavano ancora. Ingegner Pastorelli, quante sono le vittime? Guardi, fino adesso ne abbiamo estratte 21, purtroppo ancora il lavoro non è finito, questo... 21 più il finanziere che era stato ucciso, Sì, però ce ne sono ancora altre dentro. L'obiettivo principale sono gli Stati Uniti, il grande Satana, che è un grande Satana per tutte le organizzazioni arabe, non solo quelle fondamentaliste, quelle che noi vediamo ora essere molto più sviluppate di queste, che erano organizzazioni laiche, addirittura alcune marxiste-leniniste come PFLP di George Bush. Quindi l'obiettivo è quello. L'altro obiettivo ovviamente era Israele e poi tutti i paesi o le alleanze militari che appoggiavano principalmente gli Stati Uniti, quindi questo è l'obiettivo e qui lo vediamo realizzato, centrato in pieno. Nel 1973 Fiumicino appare ancora come un'isola felice, l'attentato sventato a Golda Meir non determina un innalzamento delle misure di sicurezza così come nulla succede a seguito dell'esplosione, per fortuna senza conseguenze, che avviene nel vano contenitore dei bagagli di un mangianastri imbottito di tritolo regalato da due playboy arabi a due turiste inglesi dirette a Tel Aviv. Nel 73 svolgevo la funzione di caposquadra di una delle squadre che erano adibite allo scarico e carico degli aeromobili. Mi telefona l'allora brigadiere Ceccarelli, che era il capo della squadra
che si interessava del traffico, della repressione del traffico delle sostanze stupefacenti, un bravissimo sottufficiale. E mi telefona e sento dalla sua voce che era tutto allarmato, tutto, mi dice comandante corra subito in aeroporto che sta succedendo qualcosa di molto grave. Abbiamo scaricato sta roba, poi ho detto a quello che stava sul nastro, che io passavo la roba e lui la metteva sul nastro, gli ho detto guarda quando iniziate a caricare mi chiamate, io sto qui, dico se c'è tempo mi faccio pure un pisolino, mi sono mangiato quella frutta. Poi io per dormire mi devo slacciare i pantaloni, mi sono slacciato la cintola, mi sono aperto i pantaloni e mi sono messo giù. Boh, quanto tempo è passato? Non lo so. Quando sono sceso, io sono sceso dalla stiva, ho abbassato la testa per passare, perché lei era il 707 basso, no? Cioè lei... Allora io ho abbassato la testa per passare su te, quando ho rialzato la testa, che ne so, è come se tu da 20 gradi sopra zero, no? Da 20 gradi che sei in clima bello, passi a un clima dei 20 gradi sotto zero. Perché come ho alzato adesso ho visto, c'erano i poliziotti che stavano tutti ammucchiati. Invece camminando a un certo punto, arrivato all'uscita Alfa 9, che sarebbe sopra il parcheggio 13, e si sono fermati i poliziotti e mi strillavano stai giù, cioè, sei matto, questi sparano. In effetti ho sentito un botto sul vetro che si è spaccato, allora, sono fermato. Arrivo in aeroporto, però l'aeroporto era già stato bloccato. E all'improvviso mi sono girato verso l'aerostazione e ho visto una fila di poliziotti incolonnati, con uno dietro con un impermeabile. E poi lì mi sono reso conto, insomma, dal mitra che spuntava, che insomma eravamo di fronte ad un attentato, ad un atto terroristico, insomma. Davanti all'aereo un fedelino era riccio, se io vado via e lo rincontro, io lo riconosco quello. Era riccio, c'aveva i baffi, così a spiovè, c'aveva un mitra a tracollo. C'aveva due caricatori a mezzaluna legati con lo scotch. Io la prima cosa che ho fatto, ho alzato le mani, mi sono reso subito, qui tocca. E quello mi diceva delle cose, però io non lo so, non capivo, non so se parlava arabo, in quel momento non capivo niente. Però dopo mi ha fatto un cenno così con la mano, no? Come di vai via, e parlava. Allora io mi sono girato, sono passato sotto all'ala un'altra volta, piano, come ho passato l'ala ho iniziato a correre. Si vede che lui, quando che ne voglio, io avrò fatto un po' di mere, adesso non so quanti, quando lui è uscito fuori ha cominciato a sparare col mitra e a me mi fissiamo le pallottole sulla testa. In quel momento, se vuol dire una parolaccia, io gli ho detto lì mortacci tu. Colui che guidava il gruppo dei poliziotti ha fatto cenno anche a me di seguire i poliziotti. Vedevo un tizio sulla porta con mitra che sparava un po' così, a caso. Quindi si è appostato dietro una colonna proprio lì vicino. E lì ho notato che c'era un gruppo di persone che andavano verso il fondo, anzi già stavano verso la scala posteriore. E poi un finanziere, Zara, che camminava con un passo svelto, a un certo punto è caduto, faccio in avanti. Non mi sono accorto che dietro c'era un altro terrorista che era sparato. Nei pressi dell'aereo tedesco è in servizio un giovane finanziere, Antonio Zara, di 20 anni. Sembra che accenni ad usare l'arma. Altri dicono che è stato prima catturato e poi fatto scendere dall'aereo. Una raffica di mitra lo falcia alle spalle. Il terrorista, dopo che si era, come erano arrivati circa metà scala, al finanziere Zara lo spinge un attimino e lo militare si gira e gli fa il cenno con la mano come di andare. E ecco che in quel momento vengono mille pensieri per la testa, dice forse lo libera. Lo stesso militare un pochettino rimane sorpreso, anche se eravamo distanti, non posso dire adesso l'espressione del viso, ma chiaramente vede, si rigira,
visto che aveva avuto l'assenso ad andare, si rigira e comincia a camminare. Non fa tempo di fare due passi che si vede quello di dietro, il terrorista di dietro, che gli punta la pistola e, non dico a bruciapelo, a distanza di un paio di metri, gli spara subito e il militare crolla. E mentre stavo lì è arrivato un ferito, con una macchina hanno portato il suo ferito, io e un altro solo se l'abbiamo collato, l'abbiamo preso con le mani sul collo così, l'abbiamo portato al pronto soccorso. Stavamo a portare al pronto soccorso, per andare al pronto soccorso stavo alla Rivi Internazionali, dovevi fare delle scale, no? Fatte le scale, dovevamo ripiare un po' fiato perché poi io avevo corso, ne avevo un'altra, insomma. E questo, quell'altro diceva, questo muore. Io dico, state zitto, gnolodino. Ma pure io pensavo di questo, mica ci arriva vivo. Respirava male, ma macello. E abbiamo fatto una cosa, anzi l'ho fatta io. Io dico, respirerà meglio. Gli ho levato la cintola. Come ho aperto la cintola, non so se ti è mai capito di vedere un tubo dell'acqua che perde, che schizza, no? Così, il sangue ci va così. A un certo punto abbiamo le forze in Mosondo le abbiamo prese, solo abbiamo preso e de corsa l'abbiamo portato al pronto soccorso. C'erano i medici, abbiamo dato i medici e quando stavo lì mi sono messo a sedere. Per il via un po' fiato, mi vanno l'occhio su una ragazza, stava su un tavolino, mi sembra, su uno sgabello. Era bionda, c'aveva un vestito con tutte rose, no? Ma del vestito che c'era rimasto poco, era tutto bruciato, c'aveva la pelle, come quando tu fai i ricci io sono falegname quando lavoro, c'aveva la pelle tutta arricciata, c'aveva uno sguardo, che non so, io dico che non guardava. Stavamo a scaricare, tutto insieme ho sentito sparare, c'era quello che stava vicino a me, è scomparso, io sono andato appresso, ho visto qua, c'erano dei poliziotti con le mani alzate, e c'erano lì della gente che sparava col mira, col pistola, non ci ho capito niente. Quindi il minimo movimento nostro era oggetto di minaccia, di colpa, di mitra che loro indossavano, che ci colpivano per farci stare zitto, per non farci muovere, perché venivano a controllarci le manette, venivano a controllarci la cintura di sicurezza, che poi le manette messe in una maniera, le mani diventarono un palloncino nero per la circolazione, le cose, insomma, rimanere manettate, le mani si gonfiano e diventarono nere a causa della circolazione. Le parole dell'ispettore Francesco Lillo sintetizzano alla perfezione il clima che si respira sul Boeing 737 della Lufthansa. L'abilità del pilota olandese e i nervi saldi di una hostess austriaca si rivelano determinanti ai fini di una positiva conclusione del dirottamento, contrassegnato dalla barbara uccisione di Domenico Ippoliti ad Atene e dalla ferocia con cui i palestinesi trattano gli ostaggi. Durante il sequestro, durante il dirottamento, che è durato quasi due giorni, c'è anche chi trova il tempo per dormire. Ecco, proviamo a descriverla un po', questa scena, anche dell'umore che c'era a bordo. Sì, sta parlando dell'attuale ispettore capo Lillo, no? Ma il problema è che lì queste situazioni, noi le raccontiamo, però poi penso che a viverle siano completamente differenti, no? E, sai, immaginiamo questi cinque poliziotti legati su queste poltrone, terrorizzati. Addirittura non li hanno fatti alzare per parecchio tempo, neanche per andare in bagno. Quindi raccontava che nella disperazione, quindi senza poter andare in bagno, senza mangiare, senza bere, terrorizzati con questo morire, alla fine il fatto di addormentarsi per loro era quasi un speriamo che mi sveglio da un brutto sogno. La Procura della Repubblica, dopo aver emesso un ordine di cattura che aveva un aspetto strano, però era possibile sicuramente con il vecchio codice, e contro persone ignote di cui però è nota l'identità, non è nota l'identità, ma di cui è sicura l'esistenza fisica, perché erano quei cinque o sei, quanti erano adesso non ricordo con esattezza, ma sicuramente più di quattro,
erano a bordo dell'aereo e lo avevano sequestrato, l'aereo tedesco. Dunque è probabilmente il lodo Moro il fulcro dell'intera vicenda. Con tale espressione si intende l'accordo più o meno esplicito siglato all'indomani di Fiumicino 73 dallo statista democristiano con i gruppi della resistenza palestinese per garantire loro il libero transito di armi e munizioni sul suolo italiano in cambio dell'immunità nei confronti di possibili attacchi terroristici di matrice filo-araba. Il lodo Moro o delle trattative per formare una sorta di patto con le organizzazioni di lotta armata palestinesi fosse addirittura precedente a questo fatto. Addirittura alcuni sostengono, ed io ho motivo di credere che, diciamo in un certo senso, che non sbaglino, che non errino in questa valutazione, che nascesse dalle preoccupazioni che la guerra dello Yom Kippur aveva suscitato in alcuni tra i nostri politici più sensibili. Il rapporto che c'era tra appunto il governo italiano in questo presumibile lodo Moro e gli esponenti palestinesi ha fatto sì che alcuni avessero ipotizzato che quelle persone che hanno preparato l'attacco conoscessero l'aeroporto, che conoscessero quantomeno come ci si poteva entrare e conoscessero tanti altri dettagli che poi hanno portato a fare un attacco di una precisione inaudita. Qualcuno le è mai venuto a chiedere qualcosa agli inquirenti, insomma, di tutto quello che avevate visto e vissuto? No, a me no. Le armi sicuramente non le hanno portate, queste provenivano, mi sembra, dalla Spagna, e non le hanno sicuramente portate a bordo perché in Spagna già funzionava un sistema di controllo all'atto di imbarco. Sicuramente, molto probabilmente, le hanno ricevute in Italia e le hanno ricevute in quei passaggi, diciamo, dell'area transito, quindi ci deve essere stato qualcosa, un appoggio molto forte all'interno dell'aeroporto. A nessuno di noi ci hanno mai chiamato, ci hanno mai detto che è successo, come è stato. Se doveva dimenticare questa storia e sa, siamo tutti dimenticati. Domenico Ippoliti era un... Cioè, allora l'ASA non era, diciamo così, una grande azienda, eravamo credo in tutto 600 o 700 persone, quindi ci si conosceva tutti. E nel corso della giornata ci si incontrava più volte sotto gli aeromobili, una bravissima persona, quindi è normale che siamo rimasti tutti colpiti da quello che gli è capitato, insomma. Non passa mese che non ci penso, io quando per dire varie volte vado a letto, questo te lo posso assicurare, io ci penso sempre a questa storia, perché la voglio tenere in mente, capito? Anche perché quanto mi ha detto bene, perché anche se mi succede qualche cosa, diciamo, un po' di brutto, no? Oppure c'hai problemi, magari, che ne so, a fare una cosa, oppure quella non la puoi fare perché non c'hai i soldi, oppure, capito? Però, intanto però io ancora sto qui a affrontare questa cosa, però dammo che potevo stare sottoterra.